Bracciano, Anguillare e Trevignano si preparano ad ospitare il torneo di calcio giovanile Lago di Bracciano, che si terrà nei tre comuni che si affacciano sull'omonimo specchio d'acqua dal 19 al 23 aprile. Un avvenimento sportivo che impegnerà oltre 150 ragazzi classe 1997. Paolo Tagliolini, presidente dell'USD Bracciano Calcio e cofondatore dell'Etrusca Calcio, che è anche il direttore del torneo Lago di Bracciano. Cosa ci si aspetta da un punto di vista tecnico da questo torneo? Quante squadre sono coinvolte, quanti ragazzi, eccetera? Le squadre sono 8, sono due gironi divisi da 4 squadre ciascuna e abbiamo invitato, crediamo, il meglio del calcio dilettantistico ma anche professionistico, perché partecipa anche la Lazio. Purtroppo la Roma non ci ha dato la sua adesione per problemi, insomma, logistici loro, e quindi chiaramente ci dispiace, però magari in un futuro si spera che possa anche la Roma partecipare a questo torneo. Per quanto riguarda l'affluenza dei ragazzi, saremo intorno ai 150-160 unità, quindi è, diciamo, un torneo che, anche se si svolge su 5 giorni, è sicuramente un full immersion della categoria, quindi chiaramente anche per gli addetti ai lavori sicuramente sarà un modo di valutare e visionare parecchi ragazzi che magari in un futuro prossimo possono anche andare a calcare campi sicuramente diversi. L'iniziativa promossa dalla società sportiva Etrusca Calcio vede il patrocinio della provincia di Roma, della Lega Nazionale Dilettanti, del Movimento per l'Etica e la Cultura nello Sport, del Consorzio del Lago e dei tre comuni rivieraschi. L'organizzazione di questo torneo nasce da una cosa che abbiamo lasciato esattamente nel 1986, 87, 88. Allora facevamo anche un torneo a questo livello e è rimasto lì col tempo fermo, e allora abbiamo voluto rispolverare quel torneo che abbiamo fatto qui, derby, che era veramente importante. Questa volta ci siamo però basati sulle squadre giovanili di Roma, che come settore giovanile le squadre che noi abbiamo portato sono le più importanti di Roma, squadre abbastanza interessanti, ben organizzate, che ci fanno fare sempre bella figura, e quindi con questo poi cerchiamo sempre di poter portare questo torneo nel tempo a livello diciamo così di tornei importanti come hanno fatto altre zone. Il binomio sport e ragazzi è un binomio importante che sul lago da qualche anno non si vedeva. Qual è l'auspicio per questo tipo di manifestazione? L'auspicio di questa manifestazione è di preparare sempre di più i ragazzi agli avvenimenti sportivi di questo tipo, perché i ragazzi, che noi ce ne abbiamo già abbastanza, circa 300 sul nostro settore giovanile, la scuola calcio, vogliono vedere, adesso oggi non è più come una volta, vogliono vedere la qualità, la professionalità, vogliono essere insegnati bene e vogliono partecipare a un certo livello. Questa iniziativa si sviluppa con il supporto dei tre comuni del Lago, Bracciano, Anguillara, Trevignano Romano, e del Consorzio Lago di Bracciano. Qual è secondo lei l'importanza di un sostegno del genere da parte delle istituzioni per iniziative sportive di questo tipo? Molto importante, perché i tre comuni adiacenti al Lago di Bracciano sono quelli che dovrebbero partecipare con più intensità a questo torneo, tanto meno che quest'anno abbiamo fatto addirittura la ASD Lago di Bracciano, che gestirà proprio questo torneo negli anni futuri, proprio per poter dare un certo input proprio al torneo, perché è il Lago di Bracciano, noi vogliamo che il popolo del Lago di Bracciano segua con entusiasmo un torneo così giovanile. Per 5 giorni gli atleti di 8 fra le più promettenti e preparate squadre di calcio della provincia di Roma si affronteranno sui tre campi di Anguillara, Bracciano e Trevignano. Parteciperanno al torneo la Lazio, la Savio, Tor di Quinto, Urbe Tevere, Romulea, Tor Tre Teste, Polisportiva Vigor per Conti e la SD Etrusca. Il torneo sarà una vetrina importante per far conoscere meglio le tre cittadine ai turisti e agli accompagnatori, che avranno la possibilità di godere, oltre che dello spettacolo sportivo, anche delle bellezze che regala il lago.
Crediamo che lo sport legato al turismo per una città come Bracciano, per una cittadina come Bracciano che ha degli impianti sportivi importanti, che ha un patrimonio artistico e culturale insomma importante, credo che il connubio tra sport e turismo sia fondamentale. L'obiettivo è quello di sostenere lo sport in genere e soprattutto nella forma più bella, che è quella giovanile, la più pura, la più disinteressata, dove l'agonismo sì è importante, ma per come ci è stato prospettato il progetto la cosa più importante sono i ragazzi, e quindi lo spirito che muove questi ragazzi nello sport e lo spirito di aggregazione che dà lo sport. È per questo che abbiamo sostenuto questo tipo di iniziativa. La cerimonia di inaugurazione si terrà al campo sportivo Vergali di Bracciano il 19 aprile alle ore 14:15.